Ciao Senza Cri, innanzitutto come stai? Tutto Bene, tu? Tutto a posto? bene, tutto bene. E tra poco esce il tuo album, esce anzi il 18 gennaio, Salto nel Vuoto. Quindi la mia prima domanda è stato più spaventoso il percorso di Sanremo Giovani o è questo debutto? Spaventoso niente, spaventoso nulla, e super pieno di entusiasmo tutto, perché sia il percorso. Sia, cioè proprio l'iter dal Tenco Ascolta quest'estate, Premio Tenco, Aria Sanremo, Sanremo Giovani, fino ad oggi con l'EP, per me è stato un salto nel vuoto super iper piacevole. Non vedevo l'ora, non vedo l'ora ancora adesso e sono contenta. È tutta un'esperienza che porterò sempre con me e che mi ha dato tanto. Questo è il salto da cui comincio, cioè questo è il momento in cui io mi lancio. Poi il salto spero che continui per sempre, così non atterrerò mai. Sono 7 brani che hai descritto come esaustivi rispetto alla mia personalità e allo stesso tempo cangianti. È un po' questo il filo conduttore dei brani. Anche, sicuramente sì, il filo conduttore è proprio, cioè in questi brani tutti insieme, nella sequenza in cui sono stati messi anche nella tracklist, sono così perché, diciamo, raccontano proprio fase per fase, il percorso che ho voluto descrivere in questo EP e quindi quello che io voglio trasmettere agli altri. Tutti parlano di un argomento preciso e stabilito, tutti argomenti che poi fanno parte della nostra vita e io ho intenzione di passarli agli altri per farmi conoscere al meglio, in quelle che sono le priorità che ci sono in questa vita. Ecco, quindi amore, vita, morte, tempo. Quando io scelgo di comunicare, non penso al comunicare esclusivamente ai miei coetanei, io penso a comunicare in generale. Non esiste un comodo, bisogna solo saperne parlare con sincerità, con naturalezza, perché alla fine tutte queste cose sono cose che fanno parte di questo mondo, di questa terra, di questa vita e perciò vanno affrontate, vanno seguite, vanno ascoltate. Quindi non è difficile per me in realtà trovare le parole giuste. Io ne parlo esattamente per quello che è il mio pensiero. Le vivo, le assorbo e le partorisco, mettiamola così. Quindi non so se sono le parole giuste, ma sono le parole che gli do io. E spero che gli altri possano vederla come me. Tra l'altro in Bordi parli anche di abbandonarsi alla libertà, di superare i confini, i limiti in qualche modo, quindi anche quella è una bella sfida. Sì, in realtà a me e Bordi sono due brani strettamente connessi e strettamente distanti, perché a me parla per esempio proprio di una condizione personale, dell'imparare a amare se stessi, mentre Bordi ti racconta a modo suo, anche in un modo musicalmente più movimentato, che certe volte va anche bene non bastarsi da soli e affidarsi a qualcuno, perché chi ci ama ci sta vicino e vuole il nostro bene, quindi può darci sempre una mano e può farci volare. Ecco. E ho letto praticamente che tu sogni la musica da piccolissima, Sì. già 3 anni, chitarra in mano. E allora qual è il primissimo ricordo che hai di questa passione? E qual è il regalo più grande che in qualche modo ti ha dato la musica finora? Allora, la musica, il regalo più grande che mi ha dato è stato aiutarmi a conoscermi e la musica per me è veramente un rifugio, un posto in cui io mi sento sicura e mi ha dato un posto nel mondo la musica, mi ha collocato e questo è il regalo che mi ha fatto. Poi il mio primo ricordo è, in realtà il mio primo ricordo credo di averlo creato io, nel senso che i miei genitori in effetti mi hanno sempre detto che quando io ero in pancia la mamma ballava sui Bee Gees e mi accarezzava in grembo. Quindi io mi ricordo di essere stata in quel grembo e di aver ballato i Bee Gees. Quindi facciamo che quello è il mio primo ricordo che ho creato, quello che in effetti, cioè il primo che mi viene in mente quando ho chiesto una chitarra, perché io volevo essere Alex Britti da piccola. E quindi ho chiesto sta chitarra e
Il mio primo ricordo è quando l'ho presa e ho iniziato a cantare 7000 caffè. La chitarra piccolissima, perché ovviamente io sono fatta una smart, piccola e compatta, quindi ai tempi ero ancora più piccola e tascabile. Quindi queste tracce sono nate in cameretta o raccontaci un po'? Sono nate in cameretta, alcune, altre su tram, altre in mezzo alla strada, altre fuori dalla finestra a guardare. Vivo di impulsi esterni, quindi sicuramente in cameretta le sviluppo, perché in cameretta mi chiudo in me e mi analizzo. Però io scrivo anche quando guardo una bordi, per esempio, cioè io ho scritta guardando una foglia per strada che volava da sola e andava da sé, e quindi è così per me. Facciamo finta di dover registrare una storia di Instagram in 15 secondi. Come ti descriveresti a chi non ti conosce? 15 secondi sono pochi per descrivere. È una bella sfida, insomma. Ma io sono molto naturale, sono molto naturale, sono molto libera, sono quasi simpatica a momenti e sono anche tanto dolce e sensibile. Ecco, questa sono io. E invece il disco come lo descriveresti? Il disco lo descrivo come un buco in pancia, come la sensazione di cadere nel vuoto. Io voglio dare quella sensazione, lo descrivo come un percorso anch'esso molto naturale e sincero, ma che io spero in qualche modo spiazzi gli altri, perché magari uno non se l'aspetta da me, che parlo così tanto, scrivo così tanto, invece è così. Non lo so, piccolina ma con grandi parole. Ecco. Ciao, sono Senza Gri. E il 18 gennaio uscirà Salto nel Vuoto, il mio primo EP. Un bacio e un abbraccio, anche se a distanza, ai lettori di Dire Giovani.